Allora, oggi vediamo di fare un po' di join. Ho preparato il shapefile del DUSAF 4 e andiamo subito a vedere come sono. Ho tirato fuori solo la provincia di Milano perché è un file da 400 mega e vediamo subito perché è così grosso. Allora, aggiungiamo subito i file che li ho messi qui. Ho caricato anche i confini comunali e appunto il DUSAF. Ecco, questi qua sono i confini comunali. Prima cosa diamogli un attimo lo stile. Sempre qui, simple file, fill. Li togliamo. Il riempimento gli diamo una grandezza di 2 e questo è il confine provinciale, mentre per i confini comunali gli diamo lo stesso no brush con una linea più sottile. Sì, comunque non si vede, allora mettiamo un attimo dei colori più tenui all'USAF, così si dovrebbe vedere meglio, comunque continua a non vedersi. Mettiamo uno, così un po' si differenzia dai confini provinciali, che ad esempio facciamo rossi, e poi siamo subito pronti a vedere come è fatta la colonna. Ne abbiamo messo il colore. Ok, avevo messo il fill, continuano a darmi il colore, border, rosso, ah, ok, rimane nero, perfetto. Ok, salviamo il nostro progetto, lo salvo dentro alla cartella proprio del DUSAF. Quindi proj 1. Così mi tengo tutto lì e poi carico tutto sul drive. Vediamo subito questa tabella. Allora, la tabella del DUSAF si distingue perché ha questo codice identificativo che è formato da 1, 2, 3, 4, però visto che ci sono anche alcuni che arriva fino al quinto, eccolo qua, fino al quinto carattere. Questo codice identificativo ogni lettera corrisponde, diciamo, un qualcosa, un uso del suolo. Questo è il problema che questa tabella è di 40 mega, se non sbaglio. Desktop. Continuo a perderlo perché non sono ordinati. Visualizza dettagli. Non sono ancora abituato con ok con questo esplora risorse. Il DUSAF ha una tabella DBF da 12 mega e gli shape sono 46 mega. Per tutta la Lombardia questi due file sono 400 mega per gli shape e 200 mega per la tabella. Questo è dovuto dal fatto che, ad esempio, noi perché dobbiamo continuare a ripetere per il codice 11231 sia cascine sia il codice più cascine? Questa tabella potrebbe essere subito semplificata tenendo il codice e aggiungendo come join, quindi avendo una tabella molto più leggera, aggiungendo questo join delle cascine attribuite al suo codice identificativo. Cosa facciamo? Allora, dobbiamo cercare prima di tutto di scompattare questo codice. Perché? Se potete vedere, ad esempio, questi due hanno 1, 1, 2, 3 e poi 1. Praticamente l'1, 1, 2, 3
è il tessuto residenziale sparso. C'è una, diciamo, una aggiunta, un'ulteriore classificazione mettendo quell'ultimo 1, quell'ultimo codice per dire questo qua sono tessuto residenziale sparso, ma anche cascine. Se infatti andiamo a vedere dove il primo codice cambia, vediamo vedere anche il secondo codice, però il primo codice quando cambia, provate proprio a vedere il primo numero, l'1 e il 2. Questi due. Uno è parchi di divertimento, campeggi e quant'altro sono aree urbanizzate, mentre il 2 sono dei seminativi. Poi nella seconda fase, come vediamo nella seconda colonna, vediamo se c'è un 1-3 o un 1-4, ancora. Praticamente questo codice identificativo funziona, però bisogna riuscire a riconoscerlo, perché tante volte viene anche solo rimandato questo codice e se si conosce può essere anche molto utile per fare le classificazioni. Vedete, qua da una specie di il 3 e il 4. Il 3 corrisponde alle aree degradate e il 4 inizia a diventare parchi e giardini. La prima operazione che possiamo fare, ok, raggruppiamo tutti questi valori e cerchiamo di fare una tabella esterna. Tanto ho fatto lo zoom. Per raggruppare i valori, con altri software mi ricordo che si faceva un summarize. In QGIS non ho ancora trovato qualcosa che mi permette di fare il summarize o comunque il dissolve di una tabella. Quindi utilizziamo tranquillamente il dissolve dei poligoni e poi esportiamo la tabella. Perché noi vogliamo che tutti i codici uguali diventano un unico valore, per appunto alleggerire e vedere di esportare una tabella in modo più utile e semplice da gestire. Per fare il dissolve facciamo dissolve in base a, cioè prima selezioniamo l'input layer che è il DUSAF. User select, probabilmente ho qualcosa di selezionato, lo togliamo e la colonna che facciamo il dissolve è identifica. Poi aggiungiamo il risultato al progetto, al canvas. Facciamo un nuovo shapefile, DUSAF 4, chiamato DUSAF PROMI DISSOLVE. Non dovrebbe metterci molto tempo. Beh, comunque intanto metto in pausa. Sì, sto vedendo che ci mette un po' di tempo. Intanto che lui fa questo dissolve, possiamo vedere anche come si fa in PostGIS. Volevo fare tutto questo esercizio con QGIS, però devo sempre ricorrere all'uso di PostGIS perché oltre a trovarmi più comodo, certe operazioni sono molto più semplici. Allora, avevo caricato lo stesso DUSAF sul PostGIS nel database, ce lo dovrei avere esercizi qua. La tabella è esattamente la stessa.
Sì, anche qua non è leggera. Però più che altro sta utilizzando tutta la CPU, quel dissolve che sta facendo. Sono 25.235 righe. Ok. Quello che praticamente dovremmo andare a fare è fare il gruppo in base identifica e poi portarci dietro descrizione e descrizione completa. Quindi possiamo fare un script select. Qua ci dà già le nostre colonne. Noi portiamo via queste due colonne qua non ci servono. Poi facciamo identifica, facciamo copia, facciamo group by identifica. Qua facciamo identifica e poi, visto che o mettiamo descrizione e completa in gruppo, facciamo tranquillamente min descrizione, perché tanto noi sappiamo che questa è esattamente uguale. Description e min completa as completa. Proviamo a eseguire questa query. Ci dà 59 row, 59 righe. Per esportarla in qualche modo e poterla utilizzare, dobbiamo fare una cosa di questo genere. Copy to, vediamo se mi prende. Ok, copy to questa, al posto di una tabella possiamo mettere il select, delimiter. Lui ce lo va a mettere in temp, noi possiamo anche andarlo a mettere su il desktop. La mettiamo direttamente qua. Ok, facciamo attenzione a rispettare gli apici e poi scrivere un nome, comunque TB, Deco, Dusaf, Deco, punto CSV. Proviamo a eseguirla. Copy, proviamo a mettere le parentesi. Delimiters, no, proviamo a mettere il nome di questa tabella. No, ma è strano quel delimiters, perché fatemi vedere un attimo cos'è che c'è che non va. Oh, sì, lui mi dice to delimiters CSV header, perché probabilmente togliamo as foo. Mi sono perso un attimo. Copy. Allora, facciamo proprio ricerca. Export CSV Postgres Select. Quindi con una stringa di Select.
Proviamo questo. Proviamo anche questo. Sì, bisogna stare attenti un attimo nella compilazione di questa sintassi. Copy. Table using delimiter. Copy. Il select lo fa. Ah. Avete ragione. With delimiter. Adesso tu permesso negato, mettiamolo in TMP. Ok, siamo riusciti. Questa qua è proprio la sintassi di come si fa a eseguire a esportare una tabella da Postgre con una query. Me la aggiungo ai favoriti. Export CSV con select. Perfetto, adesso ce l'ho qui tra i miei preferiti. Intanto quello, visto che sta ancora elaborando, proviamo a iniziare a fare anche qualcosa qui su questa tabella. Quindi noi quando otteniamo questa tabella facciamo stop e facciamo limit. Limit 100. Ok, quello che vorrei fare adesso è iniziare a separare questo codice. Per separare questo codice, dobbiamo fare sottrarre a questo il primo numero, poi il secondo numero, il terzo numero e il quarto numero. Se andiamo a cercare come si fa a fare un comando che si chiama substr, postgres, substr, qualcosa di più facile, substr, postgres. Probabilmente, ok, substring from stamp for le. Copiamo esattamente questo e incominciamo a dirgli. Identifica poi questo as livello A. La string è identifica from zero o forse uno, però dopo lo vediamo. For uno. Non funziona lo zero, perciò vuol dire che parte dall'uno. Perfetto, quindi diamo un attimo di ordine a questa select, a questa query.
intanto sì, apro un drive, così incollo dentro questo esercizio nuovo, sempre nella mia cartella che sto condividendo. Esercizi. Ok, si è bloccato VirtualBox. Sì, lo sapevo che Firefox non si deve aprire quando c'è la macchina virtuale, ma è solo sul mio computer, non è su tutti i computer. Mettiamo un attimo in pausa. Niente, comunque abbandoniamo l'idea di lavorare con QGIS perché si lavora molto molto meglio con Postgre per fare tutte queste operazioni sui dati. Quindi allora, ricapitolando, abbiamo questo pgdusaf. Noi dobbiamo tirar fuori delle informazioni più utili e più gestibili dalla nostra tabella PD, che è pgdusaf, che ha queste colonne, e noi vogliamo tirare fuori questo codice. Stavamo facendo identifica, poi un non ho più, era substring, identifica from 1 for 1 as live livello a. E il risultato è sì, devo mettere il limite a 100 perché sennò non finisco più con questo a spiegare questo esempio. La rieseguo. Esattamente questo, il livello A è questo. Quindi è il primo numero, il 5. Avevamo iniziato a fare un po' di ordine. Per fare un po' di ordine si può fare tranquillamente in questo modo. Ok. Poi cerco di copiare questa query in un file di testo nei miei esercizi. Il livello B è dall'1 al 2, quindi adesso prendiamo l'1 e il 4 e andiamo così fino al 5. Uno, due, tre, quattro, cinque. A, B, C, D, E. Quindi noi avremo per ogni livello praticamente un livello di dettaglio di categorizzazione, ad esempio di questi boschi e dei prati, sempre molto più dettagliato. Ma cosa facciamo? Noi
possiamo utilizzare questo proprio per la creazione della nostra leggenda. Infatti, per far diventare questo file un file utilizzabile in QGIS, dobbiamo esattamente creare una view. Sì, stavo pensando che prima sarebbe meglio alleggerire questo. Allora, noi abbiamo creato una tabella di esportazione in CSV, però possiamo utilizzarla tranquillamente. Quindi dobbiamo preparare tre tabelle. Una che è questa, che si porterà dietro tutto il codice. Mettiamola sempre sopra. Un'altra, questa si porta sia dietro il codice, ma io non voglio solo il codice, cioè io voglio solo il codice e non la geometria, quindi facciamo un group di identifica. Facciamo identifica qua così. Ok, c'è questa virgola di troppo. Sì, ho capito, se ti interrompi. Perché c'è sotto il messaggio errore, se ne interrompe ti tolgo la virgola e ti tolgo l'errore. Group, vai. Ok, questo qua è l'identifica con tutto il codice. Poi facciamo una tabella che mi porta dietro identifica e la descrizione. Quella per fare il join. Group by identifica virgola min description, giusto? As description. Ok. Anche questa la teniamo in primo piano e poi una che prende la geometria e l'identificativo. La geometria, l'identificativo e il codice identifica. Questa ci mette un po' più di tempo. E poi subito dopo queste le facciamo diventare delle view, così possono essere delle view sono semplicemente delle query che mi permettono di
essere già pronte, sono proprio esattamente come delle tabelle, però mi permettono di organizzare i dati in modo più veloce. Quindi questa è una, quella è due e quell'altra, e abbiamo tre. Da queste dobbiamo creare tre view. Quindi la prima view, copiamo questo codice e ci scriviamo v per view pg dusaf 4 provmi geom. Se noi andiamo ad aprire in QGIS, questa view, vedremo che ha solo le due colonne, quella dell'identificativo e quella della geometria. È proprio QGIS che mette mette a pieno regime la CPU. Non aggiungiamo il file vettoriale, ma a questo punto adesso aggiungiamo il Postgre. Qui troviamo la nostra view geom, che la tabella ci riporterà la geometria ed identifica. Se riapriamo pgadmin, questa query l'abbiamo già sistemata. Poi questa che mi fa la decodifica di identifica, quindi facciamo una nuova view vpg dusaf 4 provmi deco, che sta per decodifica. Qua non ci serve la geometria, quindi non possiamo andarla a caricare direttamente come shapefile, quindi questa l'abbiamo visto. No, e l'ultimo che ci permette di avere una codifica molto più gestibile. Adesso vediamo perché è più gestibile. Dusaf 4 prov mi sub deco. Però gli ho messo il limite 100 che dobbiamo togliere. Probabilmente gliel'abbiamo messo anche a quell'altro. Questo non show. No, qua non c'è il limite 100. Andiamo a fare una quarta view che fa. Facciamo un select. Quindi cominciamo a mettere limit 100. Non di questa, ma di questa qua, con la geom, con la geometria. Poi questo è il risultato. No, sono ancora su quella di prima, perché quando non fa aggiorno non si
Ok, questo è limit 100. Perfetto, adesso colleghiamo identifica alla tabella, quindi andiamo a fare V. Quindi facciamo il primo join prima con la deco, quindi VPG DOSAF 4 PROV MI DECO WHERE, qua mettiamoci un A, TBA, TBB, where TBA punto TBA punto identifica è uguale a TBB punto anche lui identifica, e qui andiamo a mettere avevamo messo description. Praticamente qua mi dice che è ambiguo perché devo dirgli quale dei due prendere. Questo è il primo join. Vediamo se riusciamo a fare un secondo join, oppure facciamolo così. Praticamente un join, diciamo, doppio, si può fare anche in questo modo. Allora, from questa tabella e questa tabella. Questa tabella, invece di essere così, è TBB. Riproponiamo select all from as fu virgola subdeco as bar. Adesso la spieghiamo un po' meglio. Quindi questa che finisce qua, where fu.identifica è uguale a bar.identifica, description, qua ci dovrebbe portare dietro tutte queste colonne, quindi li vali B, li C. Però qua sicuramente va in pallone con, quindi fu.identifica, non possiamo portare dietro tutti, fu identifica, poi fu description, che sarebbe descrizione, poi bar.description
live 1 live a, qua non serve il bar perché ce l'ha solo il bar, live b, live c, live d, live e from. Non ci sono errori e poi li riprendiamo per trasportarli qua. Mettiamo la descrizione alla fine. E questa è un'altra query che possiamo mettere subito in una view e caricarla in QGIS. Qua facciamo un attimo di ordine. Ok. L'ID, il geom, identifica, livello A, B, C, from questa tabella che è TBA e la seconda tabella è un select. Ok, va bene così. Identifica where TBA. Questo è un join, questo è un altro join. Togliamo il limite a 100. Copiamo questa query. Facciamo una nuova view che la chiamiamo VPG DUSAF 4 prov mi completa definizione questa query. Facciamo un aggiorno. Eccolo qua, l'aggiorna. Questa query possiamo chiuderla, tanto l'abbiamo salvata. Andiamo in QGIS. Ok, c'è qualcosa che sta riempiendo la CPU ancora del computer. Vorrei farla interrompere, aspettiamo un attimo. Ok, è ritornata alla metà. Connect. Questa qua completa, aggiungi. Vediamo, non ci dovrebbe mettere molto. Apriamo la tabella. Come vediamo già molto più veloce e abbiamo tutta questa classificazione disponibile, quindi noi possiamo fare una classificazione ad esempio per il livello A ottenendo proprio un random color completamente questo è il primo livello. Poi ad esempio se vogliamo tematizzare nel secondo livello solo l'area gialla, andiamo qui in general, costruttore di interrogazioni, livello A uguale sample 1. Adesso andiamo a tematizzare, vi faccio vedere con il colore fucsia.
esattamente solo l'area che prima era gialla. Proviamo a fare uno zoom. Quindi adesso andiamo a tematizzare solo l'area viola per il livello blu. Quindi nelle proprietà incominciamo a togliere tutto questo, mettiamo DoseAff 4 per renderlo più semplice. Livello, allora A, livello B, quindi A 1, livello B. Se applichiamo lo stile categorizzato in base al livello 2, incominciamo a tematizzare solo tutta la parte gialla. Quindi ad esempio possiamo scendere ancora, quindi facciamo duplica. Andiamo a tematizzare solo, proviamo l'azzurro, quindi non più l'1, ma quindi B 11, livello C, costruttore di interrogazioni, livello 1, invece livello 1, B, sample 11. Quindi stiamo andando solo a tematizzare questo qua viola. Vediamo nel livello C quante categorie sono presenti. Quindi l'11, il 111 e il 112. Sono esattamente queste. Proviamo a vedere se del 111 e del 112 a livello D c'è qualcos'altro. C'è addirittura il livello E. Quindi possiamo continuare con la nostra con la nostra classificazione, facciamo duplica. Quindi questo sarà livello C 111 e tematizziamo il livello D. Vediamo che valori ci sono. Ok, vediamo alla fine di questi 601 se c'è anche il livello E. Se no cambiamo, lo facciamo su livello E, non sembra che ci sia. Però invece in quell'altro c'era. Quindi duplichiamo questo. Questo si chiamerà C112. La query è 112. Lo stile vedete all classify, qua ce n'è qualcuno in più, apply.
Se andiamo a aprire la tabella, qui, se non sbaglio, c'è anche il livello E. Eccolo qua. Duplichiamo. Di 102,3 livello E Query Builder 102,3 classificazione. Questo lo possiamo fare direttamente anche con Query Builder. Ed eccolo qua. Questo è esattamente il risultato che volevo ottenere. Facciamo che togliamo un attimo questi, perché noi stiamo raggruppando sempre più cose simili. E in base all'analisi che vogliamo fare, tutto questo codice, se lo conosciamo, ci viene d'aiuto. Quindi, incominciamo a dare uno stile che sia bene o male simile, perché le cascine e il tessuto urbanizzato hanno una colorazione simile. Questo diamogli un'ulteriore colorazione simile, ma gliela facciamo tipo sul viola. Questo invertiamo i colori. Questo il bianco proprio non ci piace. Anche di questo facciamo una colorazione inversa di questo. Apply. E l'ultimo, questo qua lo facciamo sul grigio perché è comunque tutta l'area urbanizzata. Facciamo anche qui invertito perché così il nero rimane sotto all'urbanizzato. Questa potrebbe essere direttamente la classificazione dell'area urbanizzata. Vediamo che qui appunto l'area urbanizzata, che però tanto a noi non ci interessa perché è esattamente quella che abbiamo ripreso dopo. Ok, il rosso è un seminativo. Ok, il verde sono le strade, lo facciamo blu. Il 4, non so cos'è il 4. Ah, il 4 dovrebbero essere dei boschi. No, il 3 sono i boschi.
Infatti mi sembrava strano che... Perfetto, il 4. Proviamo ad andare a interrogare perché sinceramente non so che cosa sia il 4. Ah, però il 4, sì, non è questo 4. Vediamo di dargli un colore più acceso. O comunque facciamo lo zoom su qualcosa che abbia livello 4. Possiamo anche fare una selezione. Livello A uguale 4, select, portiamoli in cima, ok, non si è portato in cima. Ho visto che era una specie di vegetazione. Ok, aree umide. Quindi rifacciamo un bel water. Non capisco dove sono queste aree umide, però. E poi alla fine quello nero sono delle infrastrutture. Ma scusa, questo qua è un'acqua. Perché saranno attività estrattive, quindi lui me le ha messe come. Bacini idrici 5, quindi le infrastrutture sono l'1, aree umido è il 4 e invece questo è, poi c'è tutta la tabella di decodifica, però a noi ci piace analizzare le tabelle e tirar fuori i dati a nostro modo. Questo è come si rappresenta la nostra tavola finale. Scrivania use of me progetto 1, sostituisci. E perché alla fine non caricare? Google Map, perché non funziona? Potrebbe essere che Google Map in questo periodo non funzioni molto, però tutto sommato sembra che sta andando veramente bene. Dobbiamo su quest'area qua. Diamo un po' a livelli maggiori sempre più trasparenza, quindi mettiamo qua un bel 70. A questo gli diamo un bel 70 anche lui, tanto quando si sovrappone raddoppia. Questo gli diamo 50. Diamo
un po' a decrescere, anche questo gli mettiamo anche lui, facciamo 50. Questi li mettiamo 30 e questo 20 sulle cascine. La miglior visualizzazione è al 2000 ed è proprio così che il territorio potrebbe essere rappresentato col Dusaf. Avevo visto prima che c'era qualche cascina qua in zona. Tessuto residenziale sparso, però non ho preso nessuna trasparenza. Allora facciamogli un intervento di questo colore pieno. Facciamo il bordo di quel colore, spesso 2. E si riempiono troppo. Cavoli, sono cascine belle grosse. Però mi sembra strano, eh. Sì, perché c'è Google sotto che non si sta aggiornando. Ok, adesso. No, c'è Google sotto che non si sta aggiornando. E a me non piace quando Google non si aggiorna. Quindi ricorriamo al nostro OpenStreetMap, sarebbe troppo simile come cartografia, quindi proviamo Minga Arial. Così diciamo che l'aria va molto molto meglio. Noi qua il D 1123 da qua lo dovremmo cancellare. Eccolo qua. Così la stessa cosa l'112 da qua lo dobbiamo togliere perché tanto l'abbiamo già rappresentato sotto, ma anche sì, questo bene o male l'111, questo qua è vero, questo qua non serve, qua non serve il nero. Oh. Cascine 112. Questa qua mi sembra una mappa veramente fatta con i fiocchi. Mantenendo sempre tutte le informazioni che ci servono. Se noi andiamo a interrogare una qualsiasi area, ci dice esattamente che cos'è. Ok, perché a livello 1, 2 è esattamente questo.
facciamoli un perimetro diverso. Magari possiamo anche duplicarlo. Quindi solo il 12. Delete, delete, trasparenza nessuna. Quindi lo portiamo in cima a tutto. È troppo spesso. Facciamo un 1 con un dot. Eccola qua. E poi via via si possono sempre più dettagliare tutte queste informazioni. E lascio con questo bellissimo impianto logistico. E vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!